un appuntamento che si rinnova ancora a Caserta per preparare un appuntamento importante. Ah, sì, Caserta per noi è stata fondamentale. L'anno scorso è stato forse l'anno per ADN più importante, con le vittorie ai campionati europei in serie in estate, in inverno e anche ai campionati del mondo. E noi siamo stati veramente accolti come fossimo dei casertani e siamo stati così bene che siamo riusciti a creare anche uno staff a Caserta, con prima Domenico Papa, il preparatore della UE Caserta, che è stato per noi molto importante a livello di preparazione atletica, e poi con Enzo Iodice, che è appunto da un anno il nostro posturologo. La provincia, l'Agisap, Franco Palazzino soprattutto sono stati per noi importanti nel farci stare bene un anno fa, e a questo punto era quasi scontato per noi tornare a Caserta in questa occasione. Caserta ha un bellissimo impianto, portare insomma i campioni di questo livello vicino ai bambini casertani può essere ottimo stimolo per lo sviluppo del nuoto in questa città. Fa un certo effetto leggere provincia di Caserta sulla maglia indossata da uno dei campioni internazionali. Sì, tra l'altro questa maglia ha portato veramente bene, perché il ragazzo con questa maglia ha vinto gli europei a Budapest l'anno scorso e un altro atleta, Jason Danforth, ha vinto i giochi del Commonwealth. Io penso che di questo, io chiesi l'anno scorso che i casertani si sentissero un po' i genitori adottivi di questi atleti, cioè dovrebbero secondo me i mondiali, oltre che tifare ovviamente per gli atleti campani e italiani, pensare anche con un occhio di riguardo a questi ragazzi che comunque preparano un mondiale a Caserta e sono orgogliosi e contenti di stare a Caserta. Nel corso della conferenza si è svelata anche una chicca: Rosolino che chiede di allenarsi a Caserta. Sì, lui ha chiesto a noi di poter fare qualche giorno di allenamento con noi, è una cosa molto per noi bella, tra l'altro è un professionista esemplare ed è un campione che tutti noi conosciamo, è un ragazzo di questa terra, abbiamo saputo appunto che è nato a Caserta e quindi siamo ben contenti che venga. Mi ha proprio oggi comunicato che dovrebbe venire nella prossima settimana e penso che sia un ulteriore motivo per avvicinare ancora più casertani a questa piscina, a questo bellissimo stadio del nuoto.